Allora, funzioni convesse. Prima di parlare di funzioni convesse, forse l'abbiamo già fatto, ma bisogna parlare di insiemi convessi. Definizione di insiemi convessi. Allora, un sottoinsieme A contenuto in R si dice convesso. Tutto segmento AB è contenuto sia che tutto il segmento di estremi A e B, tutto il segmento di estremi A e B, A e B è contenuto in A. Quindi ogni volta che contiene due punti, contiene tutto il segmento che li congiunge. Piccola osservazione, la definizione si può dare non soltanto per sottoinsiemi di R, ma si può dare per sottoinsiemi del piano, dello spazio o in generale di ogni spazio vettoriale. La definizione si può dare in generale per sottoinsiemi A contenuti in R2 o A contenuti in Rn in generale, o ancora più in generale in uno spazio vettoriale. L'unica cosa che bisogna dire è che cos'è il segmento di estremi X e Y o A e B in uno spazio vettoriale, ma questo suppongo che l'abbiate visto. Ecco, beh, chiamiamolo lemma, chiamiamolo osservazione, chiamiamolo fatto, chiamiamolo come volete. Non è che abbia tanta voglia di dimostrarlo. Come sono fatti i sottoinsiemi convessi di R? Sono, vabbè, o il vuoto, che tanto furbo non è, o un punto singolo, o un intervallo con o senza estremi, o una semiretta con o senza estremi, o tutto R. Quindi i sottoinsiemi A contenuto in R convessi sono solo uno, il vuoto, che furbo non è, i punti singoli, e anche questi interessanti non so, gli intervalli con o senza estremi, le semirette con o senza estremo, o semirette destre o sinistre, destre o sinistre, e poi tutto R. Quindi la casistica è piuttosto limitata. Invece in R2 le cose diventano un po' più interessanti, possiamo avere insiemi convessi fatti in maniera molto diversa. Quindi in R questa è la casistica, la dimostrazione non sto a farvela, è davvero un esercizio. Dimostrazione è un esercizio. Vi dico soltanto come inizierei a fare questo esercizio, cosa dice uno? Prendo l'inf, prendo il sup e poi cerco di mostrare che l'insieme è tutto ciò che sta tra l'inf e il sup, che può essere finito o infinito a seconda dei casi. Esercizio, diciamo, l'int per fare questo esercizio è: prendo inf di A e sup di A e dimostro che qualunque cosa in mezzo sta in A, che qualunque numero, diciamo, cosa in mezzo
in mezzo vuol dire compresa tra l'info e il sup, deve stare in alto. Cioè, è davvero un esercizietto a questo livello del corso. Poi, gli estremi, cioè inf e sup, possono a sua volta starci o no se sono finiti, e questo produce queste cose con o senza estremi che sono scritte qui. Questi sono i sottinsiemi conversi di R. Allora, funzione convessa, diamo definizione, sia a contenuto in R un sottoinsieme convesso. Insieme e convesso. Capite che la cosa si farà interessante nel momento in cui non sarà il vuoto o un punto singolo, se no. Sia F definita su A a valori neri. Quindi se voglio parlare di funzione convessa, intanto l'insieme sul quale è definita deve essere un insieme convesso. Si dice che F è convessa in A. Mi raccomando, la convessità è una proprietà globale, non ha senso dire convessa senza spiegare dove, come gli scienziati. Convessa in A se succede questa cosa qua, c'è una disuguaglianza buffa, che all'inizio non è che si capisca tanto, che è questa, F di lambda x più 1 meno lambda y minore o uguale di lambda F di x più 1 meno lambda F di y. Adesso devo quantificare per ogni x in A, per ogni y in A, per ogni y in A, per ogni lambda in 0, 1. Adesso, questa qui è una formula che lì per lì non si capisce niente, però adesso la commentiamo e vedremo che alla fine si capisce. Non so se ve l'avevo già detto a suo tempo in questa maniera, questa è la definizione ufficiale algebrica. Definizione ufficiale algebrica. Che adesso poi commentiamo geometricamente. Anzi, lo mettiamo subito con un'osservazione. La nozione geometrica di funzione convessa, quella che uno alla fine ha in mente quando pensa a una funzione convessa, è qualcosa di questo tipo qua. Questa è la funzione f di x. Geometricamente uno cosa pensa? Che comunque io prenda due punti P e Q sul grafico, tutto il segmento PQ sta sopra il grafico della funzione. Geometricamente questo equivale a dire quanto segue. Per ogni coppia di punti del grafico P e Q, P e Q, il segmento PQ, tutto il segmento PQ sta sopra il grafico. Diciamo sopra un concetto un po' intuitivo che comunque dovrebbe essere chiaro in questa figura. Adesso quello che voglio cercare di fare è spiegarvi bene questa disuguaglianza algebrica scritta qui sopra e capire che è sostanzialmente equivalente a quella che ho scritto sotto. Quindi adesso facciamo la prima osservazione. Quindi cerchiamo di capire equivalenza tra le due definizioni, equivalenza tra le due definizioni. Allora, l'osservazione 1 è questa. Osservazione 1. Allora, siano x e y due punti di A, siano x e y due punti di A. Che cosa rappresenta questa espressione? Allora, questa espressione misteriosa qui, lambda x più 1 meno lambda y, cosa rappresenta? Con lambda appartenente a 0, 1,
rappresenta tutti i punti del segmento di estremi x, y. Rappresenta tutti i punti del segmento x, y. Del segmento di estremi x e y, cioè non so quale dei due è più piccolo, quindi non sto scrivendo x, y, y, x, insomma, di estremi x e y. La stessa cosa vale in R2, se x e y fossero vettori di R2, la stessa cosa rappresenterebbe il segmento x, y in R2. Quindi se x e y, la stessa cosa, vale in Rn, vale in Rn se x e y sono vettori. Allora, questo si può giustificare in tante maniere. Questo lambda x più 1 meno lambda y. Come lo posso scrivere questo? Lo posso scrivere come y più lambda che moltiplica x meno y. E da qui si vede abbastanza bene cosa sta succedendo. Per lambda uguale a 0 dove siamo? Per lambda uguale a 0 questo diventa y. Per lambda uguale a 1 questo diventa x. E per valori di lambda intermedi rappresenta i punti intermedi tra x e y. Quindi insomma questo per lambda uguale a 0 viene y, per lambda uguale a 1 viene x. Poi cosa sto facendo? Per lambda intermedi sto aggiungendo a y un multiplo, un sottomultiplo diciamo della lunghezza tra x e y, quindi viene qualcosa di intermedio. Per lambda appartenente a 0,1, lambda appartenente a 0,1, viene un punto intermedio. Viene un punto intermedio. Allora, adesso non voglio dire che questa è una dimostrazione. Per fare la dimostrazione come si deve, cosa dovrei fare? Dovrei dimostrare che, allora, per dimostrarlo per bene, dovrei verificare verificare che due cose: lambda x più 1 meno lambda y, 1 meno lambda y è sempre compreso tra x e y, queste sono verifiche davvero facili, e che ogni punto compreso si scrive in questo modo. Ogni punto compreso si scrive in questo modo per un opportuno lambda, queste sono davvero banalità, però vanno fatte. E la cosa importante è questa: se io qui c'ho x, qui c'ho y e qui c'è un punto intermedio, questa cosa servirà dopo. Se io voglio rappresentare questo punto qua, abbiamo detto che qui ci siamo per lambda uguale a 0, abbiamo detto che qui ci siamo per lambda uguale a 1, qual è il valore di lambda per cui siamo in questo punto? Cioè in questo disegno qua, se il disegno è questo, qui ci siamo a 0, qui ci siamo a 1, qui ci siamo a un quarto. Che cos'è quindi lambda? Lambda è il rapporto tra la distanza questa diviso la distanza totale. Quindi il fatto importante è che, questo è il fatto geometrico, è che lambda è uguale a z meno y diviso x meno y. Quindi lambda rappresenta la frazione di segmento che è compresa tra il punto che voglio rappresentare e l'estremo y. L'estremo y che cos'è? Quello che si becca l'1 in questa scrittura. Questa è l'unica cosa importante che bisognerà tenere presente per il futuro. E va bene. Allora, adesso cosa succede? Questo abbiamo detto, è un punto, vi riscrivo questa un attimo per avercela presente qua. Allora, io cosa ho scritto? F di lambda x più 1 meno lambda y è minore o uguale, ho scritto lambda f di x più
1 meno lambda f di y. Adesso non voglio fare tutti i conti, questo punto che abbiamo detto lo chiamiamo z, la situazione che ho disegnato è questa qua, qui c'è il punto x, qui c'è il punto y, qui in mezzo da qualche parte c'è un punto z, ho disegnato x prima di y ma non c'è nessun obbligo che ciò accada. Adesso cosa dovrei fare? Dovrei fare questo lavoro qua. Questo è P e questo è Q. Adesso un conto da precorso, cosa voglio fare? Io dico che, prendiamo la retta congiungente, io dico che questa qui, tutta questa cosa che ho scritto qui, è un conto di precorso. Questa qui è R di Z, dove R di Z è l'equazione della retta, è l'equazione della retta che passa per P e Q, della retta che passa per P e Q. Allora uno cosa dovrebbe fare? Dovrebbe scriversi l'equazione della retta che passa per P e Q, verrà qualcosa del tipo AX più B, al posto di X va a metterci questo valore Z scritto qua. Cosa viene? Viene esattamente questa scrittura. Quindi, che cosa dice questa disuguaglianza? Dice che se io prendo un qualunque punto Z che sta tra X e Y, e tiro su questo, il valore della funzione sta sotto il valore della retta. Quindi, diciamo, la disuguaglianza di convessità, la definizione di funzione convessa, la definizione di funzione convessa, di funzione convessa, equivale a dire che, diciamo, f di z è minore o uguale della retta calcolata in 0, retta calcolata in z. Questa è la definizione. E quindi alla fine questa cosa qui strana che abbiamo scritto all'inizio non è altro che tradurre algebricamente il fatto che il grafico della funzione sta sotto il segmento quando per ogni punto compreso tra i due estremi. Questa è la definizione di funzione complessa. E va bene. Adesso vediamo un po' di conseguenze. Allora, il piano, le cose che andremo a vedere, questo è l'indice delle cose che vedremo prossimamente. Diciamo, le cose da vedere, il piano sono rapporti tra convessità e continuità, rapporti tra convessità e continuità, i rapporti tra convessità e derivata prima, tra convessità e derivata prima, e rapporti tra convessità e derivata seconda. Queste sono le cose da vedere. Allora, qualcosa in realtà già conosciamo di queste cose. Ad esempio, nella prima passata abbiamo enunciato i rapporti tra la convessità e la derivata seconda, ma adesso cerchiamo di vedere le cose un po' meglio. C'è lo strumento fondamentale. Lo strumento fondamentale per trattare le funzioni convesse è quello che io chiamo, cioè si chiama lemma, però in realtà è la parte che fa il lavoro sporco. Io lo chiamo lemma dei tre rapporti incrementali. Lemma dei tre rapporti incrementali. Tre rapporti incrementali. Questo è quello che fa il lavoro sporco con le funzioni convesse. Poi tutto il resto segue da questo lemma. Allora, come fa uno a ricordare questo lemma? Per ricordare questo lemma bisogna ricordare la figura. Se uno ricorda la figura, ricorda l'enunciato. Allora, quindi facciamo la figura. Funzione convessa, quindi pensiamo a un grafico fatto così, questa è f di x. Poi, l'ingrediente sono tre punti A, B, C. A, B, C, presi nell'ordine.
Adesso cosa succede? Se andiamo a fare, prendiamo i punti del grafico corrispondenti, questo, questo e questo, adesso facciamo il triangolo. 1, 2, 3. Quindi sto facendo, ho preso una funzione convessa, ho preso tre qualunque punti sotto, ho preso i corrispondenti punti del grafico e ho fatto il triangolo. Adesso i coefficienti angolari di queste rette li sappiamo scrivere. Allora, qual è il più piccolo, qual è l'intermedio e qual è il più grosso? Il lemma dice che il coefficiente angolare della retta, quella sotto, fatta con i punti A e B, è più piccolo di quello della retta per A e C, il quale a sua volta è più piccolo di quella per B e C. Quindi il lemma dei tre rapporti incrementali è una relazione tra i coefficienti angolari delle tre rette di questo triangolo. Adesso diciamolo per bene. Sia A contenuto in R un insieme convesso. Un insieme convesso. E sia F da A in R una funzione convessa. Una funzione convessa. Questo è il contesto. Ipotesi qualificanti, siano A minore di B minore di C tre elementi di A. Allora, qual è la tesi? La tesi è il coefficiente angolare della retta per A e B. Chi è il coefficiente angolare della retta per A e B? F di B meno F di A diviso B meno A, minore o uguale del coefficiente angolare della retta per A e C, quindi F di C meno F di A diviso C meno A, minore o uguale del coefficiente angolare della retta per B e C, F di C meno F di B diviso C meno B. Questa è la tesi. Del lemma dei tre rapporti incrementali. Fatemi dare dei nomi ai punti, così lo chiariamo ulteriormente. Chiamiamo questo P, chiamiamo questo Q e chiamiamo questo R. Allora abbiamo detto questo qui è il coefficiente angolare della retta PQ. Questo è il coefficiente angolare della retta PR e questo è il coefficiente angolare della retta QR. Ci siamo? Quindi cosa bisogna ricordare di questo enunciato? C'è sostanzialmente niente per ricostruirlo, se non che c'è questo triangolo qui e c'è una relazione tra i coefficienti angolari. Poi uno l'enunciato lo costruisce. Adesso facciamo la dimostrazione di questo. La dimostrazione di questo si fa così. Beh, che cosa farò ovviamente? Scriverò il punto B come lambda A più 1 meno lambda C. Il punto B è un punto del segmento, quindi posso scrivere B come lambda A più 1 meno lambda C. Dove? Chi è lambda? Lambda, l'abbiamo visto prima, è il rapporto tra la lunghezza del segmento da B a C e il segmento da AB. Quindi questo qui è uguale a C meno B diviso C meno A. Se poi uno gli scoccia vederlo geometricamente, ricava lambda da qua. Insomma, lambda diventa B meno C diviso A meno C. Mettendo i segni giusti basta ricavare lambda da qua. E questo qui appartiene a 0,1. Senza estremi. Quindi posso scrivere B così. Adesso la disuguaglianza di convessità cosa diventa? La disuguaglianza di convessità diventa F di B, che sarebbe F di quella storia lì, F di lambda A più 1 meno lambda C, questo qui diventa minore o uguale di lambda F di A più 1 meno lambda F di C. Giusto? Adesso cosa faccio? Ci sono due cose da fare.
diciamo, prima cosa da fare, quindi passo 1, allora bisogna ricordarsi che bisogna fare due cose, la prima fino a qui è tutto ovvio, adesso bisogna togliere a destra e a sinistra F di A e poi togliere a destra e a sinistra F di C e vedere cosa succede. Quindi proviamo a togliere F di C, sottraggo F di C a destra e a sinistra. Ditemi cosa diventa. F di B meno F di C minore uguale. Cosa succede se sottraggo F di C di qua? Se ne va via quello con l'1, no? E rimane il lambda. Questo qui è lambda che moltiplica F di A meno F di C. Ma chi è lambda? Lambda è questo tizio qui. Quindi questo qui è uguale a C meno B diviso C meno A per F di A meno F di C. Questo qui è lambda. Che cosa è venuto sostanzialmente? Se adesso divido per C meno B, che è positivo, ho ottenuto, se divido per C meno B, divido per C meno B, che è maggiore di 0, ottengo, spero di ottenere qualcosa di sensato, ottengo F di B meno F di C diviso C meno B, minore uguale di F di A meno F di C meno F di C diviso C meno A. E vabbè, questa che cos'è? Dai, questa qui è sostanzialmente se adesso cambio i segni è esattamente cosa ho fatto. F di B meno F di C e cambiando i segni insomma diventa maggiore o uguale, quindi questo qui diventa più piccolo. F di A cosa devo fare? F di C meno F di A diviso C meno A minore uguale F di C meno F di B meno F di B diviso B meno C. E questa mi pare che fosse una di quelle, C meno A, C meno B, perché ho cambiato i segni, ho cambiato i segni numeratori, quindi qui c'è C meno B. E questa qui è una delle due che dovevo dimostrare. Questa qui in particolare che cos'è? Central hand side, diciamo, minore uguale del right hand side, della disuguaglianza che dovevo dimostrare. Adesso cosa faccio? Passo 2, sottraggo F di A a destra e a sinistra. Passo 2, insomma, basta non incasinarsi con i segni. Passo 2, sottraggo F di A a destra e a sinistra. Sottraggo F di A a destra e a sinistra. E cosa ottengo? Ottengo F di B meno F di A, minore uguale, se nel momento in cui sottraggo F di A, beh, fatemelo scrivere, cosa c'era? C'era lambda F di A meno F di A, più 1 meno lambda F di C, più 1 meno lambda F di C. E questo qui che cos'è? Questo qui è proprio 1 meno lambda, che moltiplica F di C meno F di A, F di C meno F di A, no? Questo qui sarebbe lambda meno 1 F di A, sistema i segni diventa così. Ma 1 meno lambda che cos'è? 1 meno lambda, ce lo facciamo in un angolo, 1 meno lambda è 1 meno, lambda abbiamo detto che era, lambda era C meno B diviso C meno A, C meno B diviso C meno A, faccio il conto, diventa C meno A, che moltiplica C e C se ne vanno, diviso B meno A.
Quindi 1 meno lambda è questo. Quindi questo qui è b meno a diviso c meno a per f di c meno f di a. Insomma, moralmente adesso divido per b meno a, dividendo per b meno a, che è positivo, dividendo per b meno a, che è maggiore di 0, ottengo, questa volta non c'è bisogno, mi pare, di fare dei numeri con i segni, ottengo f di b meno f di a diviso b meno a, questo qui è minore o uguale di f di c meno f di a diviso c meno a. E questa qui è la seconda, questa qui è left hand side minore o uguale del center hand side. Quindi alla fine che cos'è il lemma dei tre rapporti incrementali? Il lemma dei tre rapporti incrementali è la disuguaglianza di convessità usata bene. Allora, adesso una piccola notazione indicando il rapporto incrementale con, fatemelo chiamare bene, chiamiamolo rapporto incrementale tra x e y, questo è f di y meno f di x diviso y meno x, definito quando y è maggiore di x, mettiamoci d'accordo che la seconda variabile è quella più grande, possiamo rinunciare al lemma scrivendo come, che cos'era il primo? Era il rapporto incrementale tra A e B più piccolo di quello tra A e C più piccolo di quello tra B e C. Quindi possiamo enunciarlo come rapporto incrementale tra A e B minore o uguale del rapporto incrementale tra A e C minore o uguale del rapporto incrementale tra B e C. E detto così sembra che sto menando il can per l'aia. Questo, diciamo, per ogni A minore di B minore di C, con ovviamente A piccolo, B piccolo e C piccolo nell'insieme di definizione, ma adesso posso fare un po' meglio. Guardiamo la prima. Che cosa ci dice la prima? Ci dice che il rapporto incrementale pensato come funzione della seconda variabile è monotono. Quindi se io fisso la prima variabile e aumento la seconda variabile, il rapporto incrementale è monotono. La seconda cosa ci dice? Che fissata la seconda variabile, il rapporto incrementale è monotono rispetto alla prima variabile. Quindi, o ancora meglio, dicendo che, e queste sono quelle che useremo tra un attimo, che fissato y, la funzione x va in R di xy è debolmente crescente, e fissato x, la funzione della, visto come funzione della seconda variabile, la funzione y va in R di xy è debolmente crescente. Diciamo, quello sopra ha fissato y, cioè fissata la seconda variabile, e la disuguaglianza di destra. Questa qui è la disuguaglianza di destra qua. Invece fissata la prima variabile faccio variare la seconda, che è questa cosa qui, la disuguaglianza di sinistra. E va bene. Quindi finalmente. In questo momento capite che i rapporti incrementali sono parenti delle derivate. Adesso cosa sappiamo? Sappiamo che il rapporto incrementale è una funzione monotona della seconda variabile, ad esempio. Ma allora il rapporto incrementale è al limite. E quindi comincia a esistere la derivata destra e sinistra. Quindi, adesso diciamolo per bene. Diamo una definizione.
sia F da A in R e sia X con 0 un punto interno ad A. Definiamo adesso, possiamo indicarla in tanti modi. F primo, chiamiamolo più di x con 0, uguale il limite per h che tende a 0 più di f di x con 0 più h meno f di x con 0 diviso h, e questa qui la chiamiamo derivata destra, derivata destra in x con 0. Perché la sto chiamando derivata destra? Perché sto facendo il limite a x con 0 più, e analogamente definiamo la derivata sinistra, f primo meno di x con 0, questo è il limite per h che tende a 0 meno, a 0 meno, di f di x con 0 più h meno f di x con 0 diviso h, e questa la chiamiamo derivata sinistra di x con 0. Qui la convessità non c'entra niente, derivata sinistra in x con 0. E allora adesso il teorema cosa dice? Che se ho una funzione convessa, allora in ogni punto, magari la derivata non è obbligata ad esistere. Perché non è obbligata ad esistere? Perché il valore assoluto di x è convessa, ma in 0 non esiste la derivata. Però esistono per forza in ogni punto la derivata destra e la derivata sinistra. Il valore assoluto è proprio l'esempio. No, la derivata destra quanto fa nell'origine? Fa 1. La derivata sinistra fa meno 1. Possono essere diverse, però le due esistono. Quindi teorema sia, quindi l'ambientazione sia a contenuto in R un insieme convesso, questa volta un insieme convesso, e sia F da A in R, sia X con 0 appartenente alla parte interna di A. Se non sono nella parte interna non posso fare il rapporto incrementale. Allora la derivata destra e la derivata sinistra esistono per forza. F' più di x con 0 e F' meno di x con 0 esistono per forza. E c'è una relazione tra le due? Se c'è una logica in questo mondo, se pensate alla funzione convessa, la derivata sinistra è minore o uguale della derivata destra. E f', la derivata sinistra in x con 0, è minore o uguale della derivata destra in x con 0. Beh, la conseguenza ovvia qual è? Se esistono, cioè se queste esistono sempre, se invece di minore o uguale c'è uguale, allora quella è la derivata. Se vale il segno di uguale, se vale il segno di uguale, allora esiste f' di x con 0. Cioè, se il limite destro è uguale al limite sinistro, sto dicendo una banalità, quindi se esiste il limite destro, se esiste il limite sinistro e coincidono, allora esiste il limite globalmente. Ed è uguale al valore comune. È uguale al valore comune. Dimostrazione, c'è poco da dimostrare, cioè è praticamente già dimostrato, no? Perché sì. Non vuole essere convesso, non ho detto che è convesso. Oh. Se x con 0 sia f convessa. Ipotesi qualificante, funzione convessa. D'accordo. Dimostrazione si fa da sola sostanzialmente, perché cosa devo fare per h maggiore di 0? Per h maggiore di 0 che cosa ho? Ho f di x con 0 più h meno f di x con 0 diviso h. Faccio ancora un disegno, ma l'ho già fatto tante volte, ma lo rifaccio perché voglio rendermi la cosa
reale, cioè evidente. Qui c'è x con 0, qui c'è x con 0 più h. Cosa succede quando h diventa sempre più piccolo? Quando h diventa sempre più piccolo, questo rapporto incrementale diventa sempre più piccolo. Diciamo, questo il rapporto incrementale, è una funzione crescente di h. È una funzione debolmente crescente di h per il lemma dei tre rapporti. Ci sono i tre rapporti in gioco, sono quello con h, quello con un h più piccolo. Per il lemma dei tre rapporti, anzi sostanzialmente per il fatto che, per questa storia qui, diciamo, fissata la prima variabile è una funzione crescente della seconda. E quindi a limite. E quindi a limite per h che tende a 0 più. Idem per h che tende a 0 meno. Idem per h che tende a 0 meno. Per h che tende a 0 meno, diciamo, f di x con 0 più h viene prima. Quindi sto considerando la monotonia rispetto alla prima variabile. Qui serve la monotonia rispetto alla prima variabile. E quindi l'esistenza delle due non è un problema. Perché quella sinistra è minore o uguale di quella destra? Questa è l'unica cosa che va capita. Perché quella sinistra è più piccola di quella destra? Quindi resta da dimostrare la disuguaglianza. In realtà resta anche da dimostrare, e la disuguaglianza dirà che i due non possono fare meno infinito, non possono fare uno meno infinito e l'altro più infinito. Come si dimostra che vale la disuguaglianza? Rifacciamo bene la figura, così dimostriamo la disuguaglianza. Qui c'è x con 0, qui mettiamo x con 0 più h, e qui mettiamo x con 0 meno k. Allora, per il lemma dei tre rapporti, f di x con 0 meno f di x con 0 meno k diviso k, che è il lemma fatto sul primo, è minore o uguale del rapporto fatto sul secondo, che è f di x con 0 più h meno f di x con 0 diviso h. Dico bene questo? Per ogni h e k positivi. Adesso facciamo le cose in due passaggi. Facciamo prima il limite per h che tende a 0. Fisso k e faccio tendere h a 0. Queste sono le dimostrazioni in due step. Fisso k e faccio tendere e faccio h che tende a 0 più. Cosa ottengo? Qui non succede niente perché l'ho fissato, f di x con 0 meno f di x con 0 meno k, diviso k, minore o uguale, questo tende a f' più di x con 0. Gli è venuta la derivata a destra, che contestualmente da ora sono un essere meno infinito, perché è più grande di quell'altro, che ora sono un essere meno infinito, ora so non essere meno infinito. Adesso cosa faccio? Faccio il limite per k che tende a 0 più.
ma quando faccio il limite per k che tende a 0 più, qui bisogna girare un attimo la frazione, bisogna girare i segni, non sarà un problema, questa qui diventa la derivata a sinistra, che contestualmente sarà più piccola di quell'altra e non più infinito. Quindi facendo ora il limite per k che tende a 0 più, ora il limite per k che tende a 0 più, retropensiero che uno in questo momento, ma la derivata a sinistra non doveva tendere a 0 meno? Rispondetemi a questa obiezione. Vabbè, però c'era il più. No, la derivata a sinistra, se metto il meno, sto cambiando k con meno k, insomma. Facendo ora il limite per k che tende a 0 più, ottengo proprio la derivata a sinistra. Ottengo al left hand side la derivata a sinistra. E quindi, insomma, ottengo che f' meno di x con 0 minore o uguale di f' più di x con 0. Quindi in questo momento ora so che non è più infinito. Cioè, perché esiste il limite? Il limite esiste perché è una cosa monotona, e quindi essendo una cosa monotona ha limite. Perché essendo una cosa monotona crescente, cioè più k diventa grosso, cioè più k si avvicina a zero e più questa diventa grande. Potrebbe diventare più infinito, per quanto ne sappiamo. No, perché è stimata da quell'altra. Così come quando facevo il limite in h qui, cosa succedeva quando facevo il limite in h? Più h tendeva a zero, più questa diventava piccola. Quindi il limite esiste per monotonia, perché non fa meno infinito? Non fa meno infinito perché è stimato da quell'altra. E l'esempio classico, ve lo scrivo davvero in un angolo, perché basta questo spazietto qui per contenerlo, anche se lo spazio è grande, ascoltate. Esempio classico, se io prendo f di x uguale valore assoluto di x, funzione convessa, lo vedete, almeno che è convessa geometricamente si vede, poi andrebbe dimostrato, però geometricamente si vede, e allora x con 0 uguale a 0, che cosa ottengo? Ottengo che la derivata più in x con 0 esiste e fa 1, la derivata meno in x con 0 esiste e fa meno 1. Quindi sono derivabili le funzioni convesse? La risposta è, come spesso accade, ni. Cioè, la derivata può non esistere, ma sicuramente esiste la derivata a destra e la derivata a sinistra. Adesso la prossima ora dimostreremo qualcosa di più, che la derivata a destra è monotona, se la derivata a sinistra è monotona. Insomma, non è vero che la derivata è monotona, perché potrebbe non esistere, ma la derivata a destra e a sinistra sono un ottimo surrogato della derivata.